Cosa cercano le donne dagli uomini? Punto interrogativo. Ebbene, in questa domanda io cercherò di rispondere seguendo quella che è la mia opinione personale. Innanzitutto, in questo video dico subito che non faccio e non ho intenzione di fare di tutta l'erba un fascio, quindi non ho intenzione di dire che tutte le donne cercano quello che tra poco ascolterai. Ma secondo me la maggior parte, quindi la maggioranza delle donne, cercano quello che tra poco, ripeto, ti dirò. Quindi non sentirti presa in causa se sei ragazza o donna e stai guardando questo video, perché chiaramente, ripeto, che è la mia opinione personale. Ebbene, oggi come oggi, secondo me, la stragrande maggioranza delle donne, ma non tutte, cercano dagli uomini i soldi, o come dicevano i latini, la pecunia. C'era un famoso detto latino che mi è rimasto particolarmente impresso, di cui voglio parlarvi, ed è il seguente: pecunia non olet, che significa il denaro, i soldi non puzzano, non puzza, il denaro non puzza, che significa che mentre il pesce puzza, mentre i cibi possono dopo un po' di tempo puzzare, mentre il corpo umano dopo un po' di tempo, anche dopo un po' di ore, puzza perché va in decomposizione. I soldi, se li lasci là dove stanno, non puzzeranno mai, anzi, acquisiranno sempre un ottimo, quindi un magnifico odore, davvero molto, molto gradevole. E quindi dico, e quindi ripeto che, secondo me, ripeto, le donne, non tutte, ma la stragrande maggioranza delle donne, cercano i soldi dagli uomini. Perché? Perché sanno le donne, non tutte, ma molte, che possono puntare sulla loro sensualità. E visto e considerato che moltissimi uomini cercano sesso, le donne chiaramente sono restie a darla, quelle poche che la danno a pagamento, quindi solamente pagando, ed ecco che ci sono uomini che ovviamente si lasciano infatuare, si lasciano infatuare da queste donne, da queste ragazze. E queste donne, queste ragazze continuano a ottenere, quindi a percepire sempre più soldi. Sono convinto che c'è una quantità infinita di uomini che è pronta sempre più spesso e sempre più volentieri a pagare, a tirar fuori i soldi, i soldoni. E c'è sempre una quantità più alta, più elevata, di donne che ricevono soldi da loro signori. E quindi, riassumendo brevemente, al giorno d'oggi, secondo me, moltissime ragazze, moltissime donne cercano dagli uomini o dall'uomo, dal ragazzo, i soldi, la pecunia. E io, a tal proposito, ricordo che c'è anche un altro detto, sempre latino, che appunto tradotto è il seguente: l'immagine senza soldi, scusatemi, l'uomo senza soldi è l'immagine della morte, che tradotto in latino nell'ultima parte è imago mortis, quindi significa immagine della morte, perché mortis è un genitivo singolare, quindi un complemento di specificazione singolare. Che significa? Significa proprio che l'immagine dell'uomo senza soldi, cioè l'uomo senza soldi è l'immagine della morte. Quindi l'uomo che non ha soldi, che non dispone di, diciamo così, elementi finanziari, di risorse economiche, è lo specchio, è l'immagine proprio della morte. E quindi i latini, che erano persone previdenti, erano persone con un grande intelletto, con un grande cervello, appunto, stabilivano questo, diciamo così, costrutto di tipo verbale. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, quindi riassumendo, questo secondo me è quel che cercano le donne e le ragazze negli uomini, perché sanno le donne e le ragazze che ci sono un sacco di uomini ed è pieno sul web, ma non solo, che cercano solo sesso. E quindi, sapendo che cercano solo sesso, vanno a, diciamo così,
provocare e soprattutto a cercare i soldi, soldi che però puntualmente arrivano alle ragazze e alle donne del mondo. Grazie, un saluto al prossimo video.